Io, seguendo un pochino pian piano la mia crescita nell'individuale e nella creatività, ho preso sempre delle note, anche fotografando delle immagini per mettere insieme, e ho scritto un primo libro proprio sulla la ricerca e gli studi che ho fatto sulla luce. Poi a un certo punto, dopo Apocalypse Now, dove mi sono fermato, ho scritto un libro sui colori. E poi ho visto che in realtà io avevo diviso l'ombra dalla luce. Poi dopo nella luce ho diviso quello che c'era all'interno, cioè i vari colori che la compongono. E a un certo punto mi sono chiesto, ma perché io sto dividendo le cose? Poi ho capito che dividendole le rispettavo. Cioè un colore caldo, un colore freddo, la luce e l'ombra significano due elementi opposti. Significo io e mia moglie, significo io di giorno, io di notte quando sogno. Quando è la realtà? Quando una cosa abbiamo un'intuizione estrema oppure quando tocchiamo un oggetto con mano, fisicamente. Cercavo di capire questo, io ho studiato gli elementi della vita dalla filosofia greca. L'inizio con la visione di Carlos nei suoi film, ma quando ci siamo incontrati ho visto che c'erano una serie di altre arti. Mio nipote, che ha studiato latino e greco, cosa che io non ho potuto fare da ragazzo, mi ha detto, un giorno quando gli ho chiesto, ma cos'è l'arte? E dice, no, ma l'arte significa abilità in latino. Quindi praticamente noi siamo tutti artisti, tutti usiamo la nostra abilità, anche pulendo questo pavimento, anche inserendo quell'oggetto in un decoro, anche facendo un'inquadratura o anche facendo un'illuminazione e compagnia. Ho cominciato a conoscere meglio altre arti quando ho visto Carlo come utilizzava la musica, il canto e il ballo. Quindi erano tre arti che io più o meno avevo intravisto, più o meno conosciuto, ma non così specifiche, inserendole nel film. La musica ha una tale fondamentalità, è quanto se leggete un libro di Faulkner o un libro di Pavese, vedete che ci sono due stili completamente diversi. Nel Pavese bisogna chiudere il ritmo dopo una riga. Faulkner fa 30 pagine prima che mettere un punto. Così è il movimento della macchina da presa. Lui la cosa che mi ha detto inizialmente la sua voce di Vittorio, voglio che il flamenco si capisca attraverso il senso del ritmo. Il ritmo della musica, il ritmo del ballo, il ritmo delle canzoni, il ritmo della macchina da presa e il ritmo della luce. Cioè, è come la letteratura, quando gli attori parlano, secondo come è scritto, dovrebbero avere quel tipo di movimento che c'ha la letteratura, che ti dà il ritmo della cosa. E quella è una cosa straordinaria, perché particolarmente la musica è perfetta e precisa, ci sono dei momenti, e vuol dire anche come io posso muovere la luce in un certo modo rispetto a quel ritmo. Cioè ho aumentato la mia conoscenza delle arti con il cinema di Carlos. Infatti il quarto libro che ho scritto poi era dedicato alle muse. Le muse sono quelle ispirazioni creative che ha inventato prima Platone e poi Esiodo, che dava a ogni singola un nome, ma queste meravigliose donne alate che ci danno l'ispirazione quando noi abbiamo un'idea. Ecco, lì ho cominciato a studiare bene, sempre dal libro di Esci, e quello che voleva dire questa ispirazione creativa che io avevo in queste arti che mi si aggiungevano vicino a conoscere. E non è ancora finito il viaggio. Meno male per noi, ovviamente. Maestro, parliamo di un consiglio. Come añadir che tutte le mie pellicole, io penso che sono tutte musicali, tutte. He hecho casi 50 películas, yo creo que todas son musicales, o por lo menos que la música tiene una gran importancia. Lo que pasa es que yo entiendo que la música se debe utilizar convenientemente y no abusivamente, ¿no? Estoy cansado de ver películas donde la música es muy estruendosa, ¿verdad? Que acompaña cada gesto, se abre una puerta y ¡pum! No sé, hay una exageración, ¿no? Hoy en día, en general, ¿eh? Hay directores que son también como yo, ¿no? Muy, muy cuidadosos con el empleo de la música. Porque la música, ya se sabe que es, también es los ruidos, el silencio, ¿verdad? Adecuar todo eso. Pero yo tengo una idea diferente con respecto al baile.
Yo cuando entro en una sala de baile flamenco, por ejemplo, ¿no? De verdad siento como algo que te pida dentro de mi cuerpo, ¿no? O sea que esos pasos marcados en el suelo, ¿verdad? Son rítmicos y estoy deseando incluso en ese momento tener una cámara para poder rodar inmediatamente, ¿no? Pero el baile requiere otra forma de hacer cine, yo creo, ¿eh? En mi opinión, yo trato de acompañar la coreografía con movimientos de cámara. Trato en principio de hacerlo así, ¿no? Y también, pues, estimular o fomentar, ¿verdad? Los momentos más importantes de la película musical. Bueno, yo tengo un oído magnífico, si no lo podría hacer, de verdad. Yo estoy educado, mi madre era pianista. Yo he vivido en mi casa la música clásica desde el principio, sigo escuchando música clásica, también música popular, ¿verdad? A mí me atrae todo tipo de música. Y quiero continuar con esa idea, ¿no? Yo creo que la música embellece todas las cosas, ¿verdad? Y nos da un mundo mágico. No solamente en el cine tenemos la posibilidad, yo he dirigido como 6 veces la ópera Carmen y un Don Giovanni también, un Don Juan, ¿no? Y solamente una vez, espero hacerlo más veces. Y la ópera es el mundo más fascinante y más fuera de la realidad que existe, ¿no? En ese sentido es una invención casi diabólica, ¿no? O sea, que se canta, se cuentan las historias cantando. No sé, es un invento, ¿verdad?, que yo me he apropiado un poco también para hacer mis películas musicales, ¿no? Es un mundo, por ejemplo, en Don Giovanni, donde se ve más claramente. Yo creo que es el ejemplo máximo que yo puedo llegar a hacer una película musical con un mundo operístico, ¿no? Y creo que le debo muchísimo a Víctor Estorador en esta película, porque él ha colaborado, bueno. No sé, yo podría estar hablando de ese tema, pero creo que ustedes ya se han cansado de mí. Entonces ya no digo nada más. No, però facciamo una pausa, lasciamo tradurre e poi continuiamo per un argomento molto affascinante, poi come lo sta raccontando. Prego. Io credo che tutti i miei film siano dei musical. Ho fatto più di 50 film e la musica è molto importante, ma credo anche che debba essere utilizzata nella forma corretta, perché oggigiorno mi rendo conto che la musica può accompagnare un po' troppo i gesti, i movimenti nei film, passando ed arrivando ad una sorta di esagerazione. Quindi deve essere data la giusta importanza ai rumori, ma anche ai silenzi. E quando io entro in una sala nella quale si sta ballando il flamenco, sento un qualcosa dentro di me e sento che ogni passo ha la sua rilevanza e vorrei fotografarlo. Cerco di accompagnare la coreografia con la telecamera, sottolineando tutti i momenti che ritengo siano giusti. Devo dire che ho anche un buon orecchio. Mia madre era una pianista di musica classica, a me piace molto e ascolto la musica classica, ma anche la musica popolare. Io credo che la musica renda bello tutto e renda bello il mondo. Devo dire che ho diretto 6 volte la Carmen e una volta il Don Giovanni e mi piacerebbe tornare a dirigerlo nuovamente. L'opera credo che sia un qualcosa di affascinante, ma allo stesso tempo un'invenzione diabolica in senso positivo, una invenzione meravigliosa. E devo molto a Vittorio Storaro per questo e per il suo contributo. Beh, potrei continuare a parlare per ore, ma forse vi annoierei. Non ci annoia affatto.